qui per terra, dove fermano i furgoni, ci sono i residui degli ormoni della paura che i cani rilasciano nel momento in cui scendono dal furgone e vengono consegnati agli adottanti. Roberto Sandri, ci troviamo qui a Melegnano per parlare di trasporto animali. Trasporto animali prevalentemente dal sud verso il nord, scopo adozione. Questo è un po' il titolo che vogliamo dare a questo mio intervento. Siamo a Melegnano, io ho trasportato per professione cani per oltre 10 anni, l'ho fatto come professione vera e propria. E mi sono imbattuto in un fenomeno che definirei fuori controllo, come l'ho definito spesso nelle mie interviste e nei miei interventi. Parleremo di trasporto animali dal sud, scopo adozione, come ho detto, e cercherò di sollevare quel velo che da troppo tempo rimane e che impedisce alla gente di conoscere questo fenomeno dal di dentro. Che cosa vuol dire in realtà staffetta e da dove nasce questo fenomeno e soprattutto quando nasce? L'avvento di internet, insieme alla scarsa applicazione della legge 281 che doveva tutelare i cani e regolamentarne il loro numero al sud costruendo canili eccetera, ha fatto sì che sempre più cani diventassero visibili agli occhi di persone anche lontane centinaia di chilometri. Quindi la sovrappopolazione canina ha fatto sì che si cercasse sempre di più di trovare collocazione dignitosa presso le famiglie di cani. Immaginiamo il serbatoio di cani al sud come un serbatoio sempre pieno, strapieno e tracimante di cani, e questo ha fatto nascere da parte di un volontariato l'idea, il progetto di trovare adozione sempre più cani. Ora il problema non è stato mai risolto e è nata la domanda di che cosa? La domanda di trasferimento di cani, perché quando si trova adozione o collocamento di un cane al nord nasce l'esigenza di trasportarlo dal sud verso il nord. La staffetta è una parola che ha un significato molto, molto chiaro, ma è nata più di 10 anni fa, quando qualche volontario si prendeva la briga e l'onere, soprattutto l'onere, di trasportare un cane da Roma, supponiamo a Milano, perché aveva trovato adozione, e lo trasportavano con le proprie macchine, a loro spese, e quindi costituendo quello che era un volontariato sano, genuino, vero e proprio volontariato. E il tragitto era fatto di tante fermate, e il cane veniva consegnato a un'altra staffetta, un altro volontario, che lo portava per altri chilometri verso un'altra destinazione, e finalmente, dopo qualche tappa, il cane raggiungeva la sua destinazione finale. Oggi è stato fatto un salto di livello, non di qualità. Il salto di livello è che da qualche cane trasportato su una macchina o su un piccolo mezzo si è passati al trasporto di 40, 50, anche 60 soggetti su un furgone unico, furgone che è diventato ormai su scala industriale, quindi il trasporto animali è diventato una vera e propria attività industriale con numeri pesanti. In questo video noi possiamo vedere l'arrivo di un furgone con i cani, un arrivo tipico, un arrivo di quelli standard, cose che avvengono tutti i sabati e domeniche anche qui a Melegnano. Ecco, per osservare questo video bisogna avere un po' di conoscenze base di quello che è il mondo del cane. Vengono commessi degli errori e vorrei sottolinearli. Qual è il primo errore che viene commesso in questo arrivo? Ecco, il muro di persone che si assembra davanti alle porte del furgone. È come dire, se qualcuno di voi è mai andato in un canile, aprendo la porta, quei canili standard intendo, col corridoio e con i box a lato, i cani cominciano ad abbaiare, perché nasce un disagio, nasce una preoccupazione e l'abbaio diventa virale, quindi tutto il canile si mette ad abbaiare. In questo momento stiamo ripetendo più o meno la stessa cosa, siamo tutti davanti
alle gabbie dei cani, i cani, anche se non vedono le persone, percepiscono che c'è qualcosa. Quel qualcosa si chiama muro, ovvero le persone che sono davanti, anche con i più nobili intenti, stanno costituendo un muro e stanno aumentando la preoccupazione dei cani. Ecco, qui invece viene, perché l'ho sentito nel video, scaricato un piccione. Vabbè, voi ditemi che cosa c'entra un piccione con i cani. Avete idea di cosa sta provando quel piccione? Avete idea di cosa sta provando un cane lì dentro con alto livello di predatorio? Quindi il piccione rappresenta una succulenta preda. Queste cose non vanno fatte. I cani si trasportano con i cani, nemmeno i gatti si trasportano con i cani. Qui vedete il momento della consegna del cane. Ecco, questo è un errore madornale. Il cane in braccio, da un metro sopra il livello della persona che lo sta accogliendo, questo è un errore che assolutamente non va mai commesso. In questo momento, questo è il momento più pericoloso, il cane potrebbe divincolarsi per paura perché gli manca la terra sotto i piedi, e in questo momento i cani fuggono. Oltretutto viene tenuto in braccio in modo anomalo, e questo è un errore assolutamente da non fare. Vengono consegnati sempre mantenendo la posizione sul furgone. Ecco, il cane va consegnato scendendo dal furgone, consegnandolo in sicurezza, meglio direttamente in auto, e possibilmente evitando queste celebrazioni o esposizioni del cane, o quello che succede spesso è la foto celebrativa del cane arrivato. Tutto questo non va nella direzione del rispetto del cane e soprattutto nel rispetto del momento che sta vivendo il cane. In questi fotogrammi vedete che il cane, prima ancora di essere consegnato, è preoccupatissimo, è terrorizzato. In questo momento sta vivendo dei secondi terribili. Ecco, questo sarebbe il momento in cui prenderlo in braccio. Oltretutto notate che non ha nemmeno un collare, neanche una pettorina, quindi nel caso si divincolasse non abbiamo modo per catturarlo e fermare la sua azione. Questo è un momento in cui, invece che celebrare l'arrivo, bisognerebbe prenderlo e andare via in silenzio tranquillamente. Un'altra cosa che spesso si fa sono i vocalizzi o le manipolazioni sulla testa, quindi non si vede l'ora di accarezzare il cane più volte sulla testa, come per rassicurarlo. Il cane in questo modo non si rassicura, anzi aumenta il suo disagio, perché uno dei punti che il cane non tollera è proprio sopra la testa. E questa è una cosa che andrebbe detta, andrebbe fatta, ma chi è il responsabile di tutto questo? Il trasportatore in primis. Perché lo definisco un fenomeno fuori controllo? Perché non c'è assolutamente tracciabilità di questo fenomeno. Se io trasportassi delle cucine da un'azienda a un distributore, avrei la tracciabilità dei mobili, perché escono da un preciso luogo e arrivano in un altro, definendo tutto con tutta la documentazione a corredo. I cani invece non hanno quasi mai tracciabilità, tranne poche eccezioni, quindi è un fenomeno fuori controllo semplicemente perché nessuno controlla. E chi dovrebbe controllare? Ma le istituzioni. Ma le istituzioni sono, come dire, i grandi assenti ingiustificati. Melegnano ormai è un luogo conosciuto da moltissime persone che hanno adottato o adotteranno cani, perché qui insieme a Bologna i furgoni fermano, quelli provenienti dal sud fermano, e questo costituisce uno dei due centri maggiori in Italia di consegna dei cani o smistamento di cani. È cominciato oltre 10 anni fa, un furgone ha cominciato a fermare in questo luogo, e gli altri a seguire hanno fatto quello che si chiama un po' copia e incolla, cioè hanno ripetuto quello che faceva il primo furgone. Morale: qui si fermano quasi tutti i furgoni provenienti dal sud. Il luogo è, posso dire, decisamente squallido, ci sono rifiuti ovunque, quindi non è proprio un centro, un posto bellissimo per consegnare dei cani. E soprattutto, cosa che non voglio dimenticare, qui per terra chi conosce e ha fondamenti del soggetto cane può immaginare che per terra ci sia un tappeto di ormoni della paura, perché i cani, nel momento in cui vengono consegnati e arrivano col furgone, producono ormoni dello stress che vengono rilasciati sul territorio, e i cani a seguire annusano quella che è la paura. Quindi questo è un posto che per noi significa soltanto sporcizia e degrado, per i cani rappresenta un luogo dove si avverte e si prova la paura.
L'arrivo in questo punto, con una serie di persone che si parano davanti per aspettare il loro turno, rappresenta un momento di terrore. Ecco perché spesso fuggono, scappano, perché non riescono a sopportare il disagio di quel momento. È come se io facessi entrare in una stanza un cane e nel momento precedente il cane di prima ha avuto talmente tanto terrore che ha sparso ormoni della paura. Sono messaggi chimici che i cani riescono a percepire e noi no. Il cane, che piaccia o meno, è un soggetto, un bene di proprietà. Quindi per la legge rappresenta un bene di proprietà. Quindi io trasferisco un bene di proprietà da un luogo all'altro e per fare questo io devo essere in possesso dei requisiti di legge, quindi un'autorizzazione al trasporto commerciale di cani e di gatti. Chi non ha e non possiede queste licenze non può essere definita una staffetta legale, anche se la maggior parte delle dichiarazioni che arrivano dai trasportatori è: possediamo un furgone omologato e autorizzato ASL, questa è soltanto una parte delle autorizzazioni necessarie. La più importante è quella che autorizza al trasporto commerciale. Quindi quando il cane viene trasferito dalla signora Maria, che potrebbe essere una proprietaria, una volontaria, al signor Rossi di Milano, adottante in questo caso, si configura quello che è un viaggio a carattere commerciale. Per effettuare un viaggio a carattere commerciale occorre avere tutti i requisiti di legge, le licenze che autorizzano questa attività commerciale. E non importa se una persona ha aperto una ditta di trasporti oppure si è aperta quella che è il solito cliché associazione di protezione animali. Entrambi i soggetti, per poter trasportare cani di altri, devono essere iscritti all'albo autotrasporto, altrimenti la staffetta non è legale ma è illegale. Un'altra domanda molto importante e significativa, perché fa capire cosa c'è dietro il trasporto di un cane: ma durante il viaggio i cani come stanno, come vengono trasportati? Viene applicata tutta la sicurezza possibile? C'è tutela nei loro confronti durante questi viaggi? Quasi sempre la risposta è no. Perché? Cominciamo da una precisazione importante. E manipolare cani in questo modo richiede una formazione, richiede competenza, quantomeno di operatore cinofilo, meglio se educatore cinofilo. Perché? Perché il soggetto cane va conosciuto e va, come dire, conosciuta la gestione dello stress del cane. E i cani sono, che piaccia o meno, sottoposti a uno stress pesante durante il trasporto, fin dal momento in cui si separano dal volontario, dalla volontaria che li cede per portarli in adozione. In quel momento per loro comincia un fortissimo stress e allora in realtà andrebbe attuata quella che è la tutela psicologica, la tutela fisica, oltre che la tutela legale con i documenti. Ma come viaggiano i cani? I cani viaggiano ammassati spesso su furgoni di 50 gabbie, 40 gabbie. Potete capire che questo rappresenta un mini canile. È come buttare i cani che non si conoscono, che non hanno mai visto un altro cane prima d'ora, quel cane prima d'ora, e colpo si ritrovano in spazi assolutamente stretti, esperienze che non hanno quasi mai avuto, se pensate che hanno vissuto fino a quel momento in pensione o in stalli o in piccole case, e quindi per loro inizia uno stress. Questo stress dura anche fino a 40 ore. Durante il viaggio, nelle fermate, il furgone apre le porte decine di volte, e tutte le volte che si aprono le porte per consegnare i cani o per caricarli, per loro si acuisce quella forma di stress, perché vanno in aspettativa, si dice, e quindi aumenta il loro disagio, la loro preoccupazione per quello che sta accadendo fuori, perché cambiano di colpo luci, rumori, persone che si affacciano a questo furgone. Quindi in definitiva come viaggiano? Viaggiano sotto stress molto pesante, soprattutto se non si hanno le competenze per gestire il loro stress, che non vuol dire risolverlo e portarlo in uno stato di calma, ma vuol dire saper gestire il loro stress perché si abbassi il più possibile. Sebbene voi vediate i furgoni allestiti con grande cura, con grande pignoleria, con gabbie in acciaio, con i servizi di climatizzazione, acqua, luce e così via, questo non vuol dire che il cane possa viaggiare in modo sicuro
e protetto, tutelato dal punto di vista psicologico, perché siamo sempre lì. Se il furgone è pieno di accessori, anche ricchi e stravaganti, ma è vuoto dal punto di vista della competenza, della professionalità, voi capite che il cane non se ne fa nulla di una gabbia. Se poi viene sbattuto in una gabbia vicino a un cane che va in competizione con questo, e di incidenti se ne possono enumerare una sfilza lunga così. Gli incidenti sono i più disparati, si va dalla fuga nel momento della consegna, si va dall'incidente all'interno della gabbia perché il cane comincia a, come dire, a non sopportare più il luogo e quindi comincia a mordere tutto quello che trova e a ferirsi durante il viaggio, oppure quando le gabbie sono sì una vicina all'altra e solide, ma non sono sicure. Ci sono casi in cui un cane può sbranare l'altro cane, perché è stato il caso per esempio di una cucciola messa vicino ad un Rottweiler. Questo Rottweiler, una volta che la cucciola ha messo fuori la zampa, l'ha azzannata, l'ha sbranata. Di incidenti così se ne possono raccontare diversi. Si vengono a conoscere in pochissimi casi, perché questi rappresentano la punta di un iceberg, ma sono certo che di incidenti ne capitano diverse decine, e sono tutti incidenti dovuti all'imperizia e alla poca preparazione di chi trasporta i cani. Il trasporto è soltanto un anello della catena e della procedura di adozione. Spesso rappresenta l'ultimo step di un'adozione. Ma l'iter qual è? Da dove nasce l'arrivo di un cane con la staffetta? Nasce dalla richiesta di adozione che un soggetto privato può fare a un'associazione di volontariato, a una volontaria al sud. Perché? Perché ha visto il cane in fotografia, ha visto l'appello, si è innamorata dal punto di vista emotivo, dire di pancia, si è innamorata e vuole quel cane. L'iter in genere prevede la compilazione di un questionario per fornire tutte le indicazioni della famiglia, dove si vive, dove si abita, quale tipo di tipologia di appartamento, perché si vuole adottare un cane e che cosa si pensa di ottenere, di avere come vantaggio o come beneficio dell'adozione di un cane. E si conclude con il nulla osta da parte dell'associazione di volontariato o da parte della volontaria, e a questo punto, quando tutto si è concluso con un sta bene, il cane è adottabile, nasce l'esigenza di trasportarlo. Ecco qui che entrano in gioco le staffette, quindi ripeto, come passo finale di un processo di adozione. E a questo punto le cose vanno dette come stanno. Se la maggior parte dei furgoni è illegale, ovvero non è iscritta all'albo autotrasporto, quindi non ha una vera e propria attività commerciale, dobbiamo renderci conto che il volontariato del sud è ormai gioco forza costretto a utilizzare quello che c'è, altrimenti il cane non salirebbe, perché le famiglie, come è giusto che sia, come dovrebbe essere, che vanno a prendere il cane al sud sono veramente poche, parlo dell'1% dei casi, quindi non si va a prendere il cane al sud, perfetto, il cane deve andare al nord e va attraverso questi furgoni. Ma ripeto, anche qui non c'è possibilità di scegliere tra furgone legale e furgone illegale, perché la maggior parte dei furgoni agiscono in nome e per conto di un'associazione di volontariato. In realtà la finalità dell'associazione di volontariato è altruistica, ovvero procurare cibo per i cani, portare avanti le adozioni, andare nei canili a pulire i box e tutto questo tipo di attività. Non è compreso il trasporto commerciale di cani, quindi se non ho possibilità alcuna di trasferire un cane con mezzi legali, dobbiamo capire anche questo fenomeno, che ancora una volta definisco fuori controllo, che per il volontariato non ci sono scelte, e quando non ci sono scelte il cane deve arrivare. Ci sono molte adozioni, quindi il cane va direttamente a casa della famiglia che l'ha adottato, ma altrettanti numerosi cani non vanno a casa, ma raggiungono quelli che sono canili, rifugi, pensioni autorizzate o non autorizzate, rifugi costruiti in qualche maniera, o i cosiddetti stalli, cioè ovvero detenzioni temporanee di volontari che si prestano e accolgono i cani, poi arrivano a tenere 10, 20, fino a 50 cani in una casa. Perché? Perché si pensa che il cane lì troverà poi adozione, ma l'importante
e averlo trasferito da quelli che vengono considerati luoghi pericolosi, dove i cani vengono avvelenati o vengono trattati in condizioni indicibili. Vero, assolutamente vero, ma c'è anche da dire che non tutti i cani raggiungono casa, ma raggiungono luoghi di detenzione diversa, e in questo anche qui la differenza la fa il volontariato serio e il volontariato che serio non è, e quindi sposta i cani ma li manda da una coordinata geografica ad un'altra, ma la loro vita non migliora, anzi più delle volte peggiora, e invece che renderli adottabili li rendono ancora più inadottabili. La domanda che ci si può porre è che cosa si deve fare per risolvere questo problema, perché comunque è un problema visto come si è delineato, come è cresciuto, come si è espanso, perché non l'ho detto prima, ma il numero di cani trasferiti mediamente come ordine di grandezza al mese è di 4.000 cani. 4.000 cani al mese sono 4 mega canili del sud che si svuotano. E nonostante questo il serbatoio di cani è sempre strapieno. E quindi che cosa fare? E ovviamente avremo a che fare per anni con questa situazione, ovvero con il randagismo, con l'abbandono di cani, perché un'altra piaga sociale è quella dell'abbandono, ovvero cani che vengono detenuti presso delle famiglie e poi vengono abbandonati, o si applica quella che è la rinuncia della proprietà. L'abbandono è un fenomeno in grande crescita in questo momento e andrebbe tenuto in seria considerazione. Ma per venire a concludere un po' questa descrizione di questo scenario, che cosa si potrebbe fare? Ma innanzitutto non parlo sul tema delle adozioni, perché altrimenti andremo un po' fuori argomento, ma per quanto riguarda il trasporto di cani, certo serve una normativa precisa, dedicata, specifica al trasporto dei cani e dei gatti, perché sono soggetti profondamente diversi dagli animali da reddito. La normativa sul trasporto animali in questo momento è focalizzata per il 99% sul trasporto di animali da reddito, ovini, suini, bovini e così via. Serve una normativa precisa che dia indicazioni di come allestire un furgone, di quanti animali si possono trasportare su un furgone come numero massimo e dei requisiti che devono avere i trasportatori di animali da compagnia o da affezione, cani e gatti. Serve assolutamente, oltre alla licenza commerciale, serve una formazione, perché anche se la legge non obbliga, è un dovere morale di chi manipola cani in quelle condizioni, cani che hanno delle storie terribili, tristissime nel loro pregresso, deve obbligare chiunque manipola cani a formarsi per capire prima di tutto il soggetto cane, per capire che cosa ti sta dicendo quel cane quando arriva ad essere caricato e ad essere trasportato, e per capire come gestire l'intero trasporto di un cane, che è un momento di grande stress che dura anche 30-40 ore. Si aggira intorno ai 50-70 euro per i viaggi dal sud nella penisola. Per le isole, faccio l'esempio del sud, si parla anche di 100 fino a 130 euro come media. Ci sono anche realtà in cui si chiedono 200-250 euro per il trasporto del cane. Non c'è una regola fissa, e c'è chi pratica prezzi basati su il peso del cane, come dire un tot al chilo, cosa orribile che non riesco a spiegarmi, perché un cane è un cane, e c'è chi invece pratica prezzi secondo le tratte, e la massa del cane, ripeto, e così via. Quindi è un mercato dove il prezzo si posiziona, ma il prezzo deve essere il più basso possibile. Purtroppo, per mille motivi, viene comprato il prezzo e non viene comprata la qualità e la serietà di chi trasporta degli esseri viventi, anzi degli esseri senzienti, ovvero provano sensazioni, e provate ad immaginare voi che cosa vuol dire provare sensazioni su un furgone in mezzo ad altri 40 cani. È chiaro che tutto questo, che rappresenta una vera e propria attività commerciale, va normata, e vanno poste in essere anche quelle regole che prevedono che il giro di denaro che c'è in questo scenario, che si aggira intorno ai 4-5 milioni di euro, escluso l'indotto, debba essere normato, tracciato, e chi opera in questo settore deve contribuire col pagamento delle tasse e del dovuto come qualsiasi altro esercente o persona che pratica un'attività ed esercita un'attività commerciale. Quanto guadagna un furgone al mese? Si parla anche di guadagni di 3, 4, 5 mila euro al mese, guadagno, che ovviamente sono esentassero.
pieghe di un animalismo, diciamo così, serio, e di trasporti che, se anche illegali, vengono comunque compiuti alla luce del sole, c'è sempre una nicchia di persone che si chiamano fuori da tutte queste regole e che operano trasferimenti di cani non cippati, quindi al di fuori della normativa di legge che prevede che un cane possa viaggiare solo e solamente se cippato. Questi mezzi vengono spesso noleggiati e vengono utilizzati mezzi di qualsiasi tipo, ma non destinati all'uso e trasporto animali, e viaggiano per evitare i controlli al di fuori delle autostrade, viaggiano su strade statali e arrivano al nord operando quello che si dice un falso ritrovamento, ovvero i cani vengono rilasciati con la complicità di altri finti volontari, mi viene da dire, e vengono fatti ritrovamenti, vengono ritrovati la mattina vicino a strutture canili e così via, e questo è quello che si chiama il falso ritrovamento, che è un danno erariale per il comune che deve poi sopportare le spese di mantenimento di questi cani, ma è, al di là di questo aspetto legale, un atto disdicevole per mille ragioni.